Siamo arrivati poche volte in aria, non siamo riusciti a prendere corti, che poteva essere l'arma da sbloccare la partita. Vabbè, ci può stare, che Bradi comunque ha difeso bene. E poi niente, shootout nella lotteria ed era la nostra rivincita, perché l'anno scorso l'abbiamo persa con l'Amsicora, quindi ci siamo allenati tantissimo, un mese che facciamo shootout con tutti per avere più di 5 persone pronte ovviamente. E quest'anno ha pagato bene, quindi gioia infinita, finalmente un titolo di nuovo in Lomellina e per questo gruppo che se lo merita. Siamo 3 anni e mezzo che stiamo lavorando con un gruppo solido di giovani. E oggi hanno autosoddisfazioni, perché se guardate chi ha fatto partire la Madonna, dei giovani, parliamo di Rubino Under 21, parliamo di Costa Under 21, per citare quelli che hanno giocato di più, perché poi anche gli altri che sono entrati, da Nabarro, Arlenga, Spitale, tutti quanti hanno dato il loro contributo. Oggi non ce n'è uno che non abbia fatto bene la sua parte, quindi questa per me è una soddisfazione che, insomma, li alleno da 10 anni, quindi grande gioia immensa. Adesso andiamo a festeggiare un po'. Tanta emozione, non posso che dedicarlo a una persona sola, che è Paolo Bonomi, che non ho mai conosciuto, però che ci ha spinto sicuramente a rifondare questa squadra. È un'emozione grandissima. Ringrazio tutti i ragazzi, la mia famiglia che mi è sempre stata vicino, mia sorella, i miei genitori, ma soprattutto è un gruppo fantastico che ha coronato una 20 anni di impegno, e questo probabilmente potrebbe essere l'inizio di una lunga serie di vittorie che fino adesso ci erano sfuggite all'ultimo. È un'emozione fantastica, ci siamo sempre andati veramente veramente vicini, più di una volta siamo sempre arrivati a un passo e non abbiamo preso niente. Quest'anno era nostra, ce lo sentivamo, ce lo meritavamo, eravamo in casa nostra, al momento di vincere, di raggiungere la maturità giusta. Una squadra forte già da qualche anno ci serviva a sbloccarci. Adesso il futuro è nostro. Complimenti a tutti, alla squadra, alla società, ai familiari, una dedica particolare a tutti i tifosi, tutti i ragazzi che sono venuti a seguirci. Veramente un momento fantastico, bellissimo. Quando sei arrivati alle shootout tutti gli occhi erano su di te. E come sono andate le parate, insomma, i gol evitati? No. Avevamo questa convinzione, quando siamo arrivati agli shootout, il loro ultimo corto sbagliato a 30 secondi dalla fine, ero sicuro che l'avremmo portata a casa. In un modo o nell'altro era nostra, quindi eravamo sereni, anche dopo l'unico nostro errore eravamo sereni.